parte de Puerto Rico. Allora, ho preparato gli ingredienti per fare questi panini tipo McDonald's. Li sto facendo con il gruppo Nuvola, un amore di pasta madre, quindi sto seguendo tutte le indicazioni che l'amministratrice Rosa D'Ifonso ci dà. Metto la mia pasta madre dentro la planetaria, ci metto un po' di latte, la metà della dose di latte. Visto che siamo dentro casa, abbiamo organizzato così, diciamo, una serata al McDonald's. Stiamo facendo l'impasto di mattina, ieri sera abbiamo rinfrescato. Qui sto mettendo lo yogurt. La ricetta diceva uno yogurt tipo yogurt greco, ma io ho preso uno yogurt normale. Io ci metto il miele al posto del malto. Quindi dicevo, così stasera magari ci faremo un panino tipo Mac, anche se io non sono una grossa frequentatrice di McDonald's, però le mie nipoti sì, quindi al limite regalerò questi panini a loro. Io ho preferito mettere la foglia per girare, così si scioglie meglio il lievito. Ho messo lo zucchero di canna, come avete visto. Continuo, faccio girare un pochino e poi comincio a mettere la farina che ho dimenticato di miscelare. Conviene miscelarle tutte e due, così le mettiamo insieme. Io ho dimenticato e va bene, la metto così. Non importa. Voi seguite la ricetta però, eh? Ok. Metto l'altra parte del latte, lo metto piano piano, se vedo che è duro lo metto tutto, eh? Finisco di me alterno latte e farina. Oh, se serve, se vediamo che l'impasto è tanto duro, possiamo anche aggiungere un goccino di latte in più. Io l'ho fatto, visto che era un po' duretto, e ho messo un goccino di latte in più. Ok. A questo punto io tolgo la foglia e rimetto il gancio, anche se volendo si poteva anche lasciare e continuare con la foglia. Sto tentando di togliere questo rumore di sottofondo, ma non è semplice, quindi non preoccupatevi se sentite qualche disturbo di sottofondo, prima o poi ci riuscirò a sistemarlo. Allora, continuo a girare un pochino per far amalgamare l'impasto e poi aggiungo il burro. Il burro lo avevo sciolto in precedenza. E fatto raffreddare. Ok, stiamo organizzando questa serata virtuale al McDonald's facendo questi panini. Stiamo facendo l'impasto di mattina e per stasera quindi saranno pronti per la cena. Aggiungo un altro goccino di latte se vedo l'impasto duro. Ok. Basta così. Poi tolgo l'impasto e lo metto sul piano di lavoro lo arrotondo solo un pochino, senza fare pieghe e niente, lo lavoro appena un attimo. Prima di metterlo nel contenitore, che va lasciato poi a temperatura ambiente, coperto e lasciato a temperatura ambiente all'incirca per 6 ore, quindi valutiamo la lievitazione, 6-7 ore, vediamo il tempo che ci vuole. A dopo. Bene, è passato il tempo, quindi 6-7 ore, il tempo che ci vuole, vedete, è cresciuto non tantissimo, ma è cresciuto.
Vado a fare le pezzature dei panini e la formatura. Quindi giro sul piano di lavoro. E procedo. Con questo impasto ci dovrebbero venire 12 panini dal peso di 90 grammi. Quindi se li voglio belli precisi, aggiusto il peso, altrimenti li facciamo ad occhio, insomma, non è che debbono essere proprio così perfettini. Bene. Ho preparato la carta forno sulla teglia, dove poi li metterò a lievitare. E li formo così, avvicino i lembi e poi li arrotondo, li pirlo, li arrotondo così e li pirlo. Ok. Beh, se anche non si chiudono bene sotto non importa perché poi durante la seconda lievitazione si aggiustano da soli. Bene, continuo fino a formarli tutti. Ho quasi finito. Ragazzi, volevo ringraziarvi perché ho visto che mi sono aumentati di tanto gli iscritti, ho superato i 14.000, che per me è tantissimo. Non pensavo proprio di arrivare a questo traguardo. Grazie mille a tutti. Bene, ecco, sistemato, come vedete ne sono venuti 11, non lo so perché, però va bene lo stesso, no? Forse ho sbagliato a dividere il peso. Ora li ho coperti e li ho lasciati lievitare ed eccoli qua, dopo altre all'incirca 3 ore. Nel frattempo ho acceso il forno a 250, così continuano un pochino a crescere intanto che li spennello con il tuorlo d'uovo mescolato al latte. Sì, volendo anche solo con il latte si potrebbe fare, perché con l'uovo però diventano un pochino più scuretti sopra, proprio appunto come quelli che fa il McDonald's. Allora, spennello e ci metto poi il sesamo, i semi di sesamo. Ok, ecco qua. E vado ad infornare la cottura. La ricetta parla di 10 minuti a 250 e altri 15, ecco ve lo scrivo, e altri 15 a 180. Io però ho abbassato gradualmente, ho messo a 220, poi a 200 e poi a 180 e ho cotto per 35 minuti, dipende dai vostri forni naturalmente. Bene, eccoli qua. Ho preparato già il mio panino personalizzato, naturalmente non con hamburger per me, ma con una bella frittatina, e anche perché non ce l'avevo l'hamburger, quindi quello che abbiamo in casa ci mettiamo. Bene, amici, buona serata, vi ringrazio della visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!